Buongiorno, insieme all'Agenzia Spaziale Europea e al Comune di Genova ed Enel abbiamo iniziato una cooperazione nel 2022 che mira ad utilizzare le tecnologie dello spazio al fine di migliorare la sostenibilità in ambito cittadino. In questo contesto abbiamo avviato una cooperazione che mira all'utilizzo delle tecnologie spaziali per il monitoraggio della plastica e la circolarità, e Genova è una delle città pilota su cui inizieremo questa attività con un progetto che si chiama Ison Plastic. Come funziona questo progetto? Il progetto avrà un pilota su Genova e utilizzerà dati di osservazione della Terra integrati nel contesto di altri sensori in sito per fare un monitoraggio delle plastiche e guidare azioni sul territorio con l'obiettivo di essere scalabili anche su realtà italiane e internazionali. Orgogliosamente è stato il primo progetto in cui abbiamo declinato la nostra collaborazione con ESA su un territorio, il territorio del Comune di Genova. In questo caso l'obiettivo era quello di fare il tracking delle plastiche in mare, parlare di economia circolare, ma non soltanto fare il tracking delle plastiche, ma immaginare anche un utilizzo successivo delle plastiche attraverso un pilota scalabile. Quindi abbiamo messo insieme innovazione digitale, l'utilizzo ovviamente degli strumenti di ESA per il tracking satellitare, un algoritmo di intelligenza artificiale, ma soprattutto la possibilità di guidare la transizione energetica a partire da questa città. L'interesse nostro su questa città è dimostrato dal primo progetto di mobilità elettrica che abbiamo realizzato ormai 4 anni fa, le prime 200 infrastrutture di ricarica le abbiamo posate su questo territorio. Continua l'impegno sul territorio in un momento in cui la coesione con i territori, la collaborazione con i territori, anche il PNRR lo insegna, è fondamentale, e questo è un primo progetto pilota che può avere una declinazione scalabile, soprattutto pensiamo al nostro sistema di imprese, alle imprese territoriali che possono lavorare in filiera con noi. Il progetto si chiama Eyes on Plastic ed è un progetto pilota, tuttora in via di sviluppo, molto innovativo, che vede la partecipazione di ESA con IOMAP, di Enel e del Comune di Genova per svolgere delle attività molto innovative su quelli che sono gli studi, i monitoraggi del territorio e del mare a fini ambientali. Come possiamo utilizzare le tecnologie satellitari per migliorare la qualità della vita, la qualità dell'acqua, la salute del mare? Applicandola al benessere in generale della città e della fauna e della flora.